inesorabile, inflessibile, senza soste, attraverso i secoli, il tempo scandisce con uguale indifferenza le gioie e i dolori della vita umana. Il film che vedrete prossimamente su questo schermo è la storia di colui che ha vinto il tempo, Sua Maestà l'Amore. Più che una storia, tante storie d'amore che riunite fanno 100 anni d'amore. L'amore è sempre il più forte anche in guerra. 100 anni d'amore è il film che esalta il suo trionfo. Ecco un delicato idilio garibaldino scritto da Guido Gozzano. Vedete? Cosa ci combina il generale Garibaldi, il generale, poi chi gliel'ha dato il grado? In quale accademia ha studiato? Mi posso io nominare vescovo senza così di riascoltare la volontà? Eh? Non posso più mettermi sotto l'acqua. Tra pochi giorni saremo tutti a Roma, Baldo! A Roma, Baldo, capisci? Sono passati 40 anni. Eccoci con Gabriele D'Annunzio nel mondo amoroso della Roma umbertina. Fa il suo ingresso sensazionale nella città eterna la prima rombante automobile. Ma le mutande sono ancora lunghe. Vi ricordate il nostro primo incontro, quando afferraste con le due mani il fascio di rose rosse e vi tuffaste il viso aspirando? La faccia risollevata era esangue. E la romantica cavalcata d'amore continua con una storia di Gino Rocca all'epoca della prima guerra mondiale. Ma che volete, al fronte le ore d'attesa non passano mai. Si pensa a tante cose. Si crede fermamente che quelli che restano da questa parte vivono soltanto per noi, fermi aspettando il nostro ritorno. Ma non ne ho vera. È tutta fantasia. Stracciatele quelle lettere. Non erano dirette a voi, le scriveva ad un'altra. Ma il viaggio dei 100 anni d'amore non ha soste. Con garbato umorismo, Marino Moretti ci narra le peripezie di una coppia di vecchi sposi che festeggiano le nozze d'oro. Ed eccoci in un'atmosfera estremamente allucinata e drammatica per assistere a gli ultimi 10 minuti di un condannato a morte. 100 anni d'amore è il film dei contrasti. Il nostro protagonista, l'amore, si presenta qui con gli abiti del 1954. Ritmi esotici, complicazioni psicologiche, situazioni paradossali e divertenti. Dal tragico al comico, attraverso 1000 sfumature, scorrono le 100 attrattive di 100 anni d'amore, il grande film diretto da Lionello De Felice, prodotto dalla Cines e interpretato da Maurice Chevalier, Xenia Valderi, Jacques Cernat, Alba Arnova, Carlo Ninchi, Franco Interlenghi, Irene Galter, Rina Morelli ed Ernesto Almirante, Virgilio Riento, Nadia Grey, Luigi Cimara, Carlo Campanini, Titina De Filippo, Edoardo De Filippo, Angela Faranda, Gabriele Ferzetti, Miriam Bruck, Vittorio De Sica, Aldo Fabrizi.